I want Vorrei rispondere su questo argomento. La persona in azienda, se deve sapere o no che c'è un candidato autistico, io penso che sia assolutamente doveroso informare. Io gestisco un'azienda in Olanda. Abbiamo cercato 2 volte di collaborare con un'organizzazione. La prima volta non è andata bene per diverse ragioni e una delle ragioni principali è che non c'è stato abbastanza sostegno per l'integrazione dei lavoratori. Il secondo tentativo è andato meglio. Abbiamo agito in maniera completamente diversa, in questo caso il sostegno c'è stato ed è stato adeguato. È stato inserito un supervisore in azienda che doveva seguire il percorso di integrazione del lavoratore e si è visto che era necessario informare e coinvolgere anche tutti gli altri dipendenti in maniera da creare un gruppo di 5-8 persone Non abbiamo spiegato in maniera specifica quali erano i problemi di questo individuo, ma abbiamo offerto una serie di informazioni sulla disabilità del neoassunto. Abbiamo stabilito anche degli orari di lavoro diversi, con delle pause, specificamente definite. C'era anche una stanza separata, fatta con determinati criteri, e ritengo che sia molto importante offrire una situazione adeguata con i colleghi debitamente informati sulla situazione, di questo nuovo assunto disabile. Nella mia azienda abbiamo avuto lavoratori altamente funzionanti e poco funzionanti, e in particolare abbiamo poi continuato a lavorare con i poco funzionanti. Lei parla quindi di individui poco funzionanti? Adesso le faccio una domanda. Sono lavoratori che le hanno offerto un vantaggio competitivo in qualche modo a lei come imprenditore o all'azienda? È un'azienda di servizi, se ho ben capito. Diciamo che per noi abbiamo lavorato in stretta collaborazione con l'organizzazione che ci ha proposto questi candidati e alla fine abbiamo stipulato un accordo anche sull'entità dello stipendio, del compenso e abbiamo rappresentato anche una specie di progetto pilota per l'avviamento di questi lavoratori che poi sono stati inseriti in altre situazioni sul mercato e in realtà non c'è stato un vantaggio specifico per l'azienda. Io l'ho fatto semplicemente perché era mia intenzione farlo e partecipare, quindi non c'è stato un vantaggio competitivo o di altra natura, che derivava dall'assunzione di questi candidati. Naturalmente noi non abbiamo pagato il corso di formazione, il corso, di formazione è stato finanziato dal governo attraverso l'organizzazione, quindi se ho capito bene è un'organizzazione che si è occupata anche dell'integrazione, un po' come abbiamo sentito dal collega tedesco, e quindi lei è un datore di lavoro, è un imprenditore che ha
assunto questo dipendente dal mercato e non c'era alcun tipo di integrazione dello stipendio o altri programmi di sostegno particolari che costituivano per lei un vantaggio. Lei ha deciso semplicemente di dare un'opportunità a queste persone e quindi questa è stata la sua motivazione. Io ho un figlio autistico e quindi ho una sensibilità particolare in questa direzione. Bene, abbiamo ascoltato la voce di un datore di lavoro, vediamo adesso un altro datore di lavoro. Please. No, non sono un datore di lavoro, sono Andrea Scotti, un genitore e cofondatore di un'associazione di Roma, Habitat per l'autismo, affiliata con Autism Italia. Mi faceva piacere chiedere se tra le vostre esperienze, che insomma sono in vari paesi, avete qualche situazione di lavoro protetto creato dalla o dalle famiglie. E se sì, come è possibile realizzare un discorso di lavoro protetto creato dalle famiglie e proiettato nel futuro, proiettato anche a discorsi dopo di noi e roba del genere? Non so se sono stato molto chiaro, spero. Anche questa è una domanda chiara. Prima di dare la parola ai relatori vorrei controllare se ci sono altre domande, perché se no concluderemo così. Altre richieste? Ora, questa domanda e poi altre due. Allora, lavori protetti creati dalle famiglie. Nel caso della cooperativa i genitori hanno partecipato, no? Ma partiamo dagli altri relatori. Avete notizia di lavori protetti creati dalle famiglie? Qualcuno vuol dire qualcosa? Noi abbiamo degli esempi qui presenti. Sono tre relatori. Abbiamo avuto dei posti di lavoro semi protetti creati dalle famiglie presso le imprese di loro proprietà. Anche qui la mia esperienza è che nei vari stati membri dell'Unione, nel campo dei lavori protetti, le esperienze sono molto variabili, anche gli atteggiamenti verso la creazione di questo tipo di posti di lavoro. Cambiano le politiche da un paese all'altro. Secondo la ricerca, i dati della ricerca sono molto frammentati. Comunque, diversi paesi hanno avuto l'esperienza di lavori protetti e da lì però raramente poi sono passati al mercato del lavoro normale. Un tempo si pensava che fosse giusto prima avere un lavoro protetto e poi passare a un lavoro regolare. È ancora oggi un'ambizione, ma nella pratica non sembra funzionare. Non frequentemente. Non è molto incoraggiante da questo punto di vista. Certo, mi chiedo se sia giusto un lavoro protetto. Molti pensano di sì,
pensano sia comunque importante per la persona, credono che sia comunque un modo di vivere significativo, ma l'obiettivo vero sarebbe quello di arrivare a un'integrazione completa del soggetto autistico nella società. Quindi un'integrazione totale vuol dire anche integrazione sul lavoro, e questa ha bisogno di sostegno. Si tratta per esempio dell'obiettivo dei progetti di ricerca finanziati attualmente dalla Commissione europea. Non voglio dire comunque che sia facile, né possibile per chiunque.